Facciamo vedere se mi sconto dal punto di vista che stai per... C'è bene. Perché sei andato qui? Dopo un momento che c'è lui, eh. Arrima con giauro lì. Vicepresidente dell'SDP Cigliano Calcio. Dopo i 4 gol al pastorale arrivano anche 5 contro la Virtus Modenese. Le impressioni sue riguardo alla sua squadra e ai suoi giocatori?
niente, praticamente oggi la squadra, il primo tempo è andato un po' così così, la squadra è un po' contratta, forse l'emozione di giocare in casa, comunque ricordiamoci sono tutti ragazzi, la maggior parte sono 2-3 che hanno 17-18 anni, è la prima partita che fanno in casa, quindi l'emozione è un po' tradito, diciamo, le aspettative. Però dopo il secondo tempo, forse è stata anche bravura dell'allenatore che negli spogliatoi gli ha fatto una dura ramanzina sicuramente ai ragazzi che si sono, diciamo, svegliati, e è stato fatto un buon secondo tempo, diciamo. Chi è stato il trascinatore quest'oggi? No, oggi non c'è stato come l'altra volta, diciamo, che uno in particolare, diciamo che oggi hanno giocato un po' tutti quanti, diciamo, non c'è stata la figura che si è distinta in tutta la squadra, hanno giocato tutti quanti abbastanza bene, soprattutto la difesa con i due centrali nostri, con Dell'Omaggio e Belladonna, che hanno mantenuto bene, diciamo. Peccato per il rigore che ci hanno segnato, altrimenti finiva 5-0. Sicuramente la difesa nostra è una difesa di un'altra categoria, diciamo, perché comunque gli avversari non hanno fatto mai un tiro in porta, non hanno mai impegnato il portiere, quindi diciamo la nostra difesa è abbastanza collaudata con i due centrali che sono, diciamo, dei buoni giocatori. Mister Francesco Esposito, 4 gol all'esordio, 5 gol oggi, 9 gol realizzati, tutti i reparti in campo vanno in rete, la sua squadra è mostruosa. No, è frutto di un lavoro settimanale, i ragazzi si impegnano, lavorano duro in settimana, fisicamente abbiamo ancora da migliorare, ma ci siamo. Oggi nel primo tempo non mi sono piaciuti perché dopo il gol ci siamo abbassati troppo, nel secondo tempo abbiamo fatto una bella chiacchierata e siamo venuti fuori alla grande. Oggi avevamo due giovanissimi in campo, Cusano e De Cicco, che hanno dimostrato di poter stare con noi, di meritare questa maglia, oltre agli elogi alla difesa. Il portiere su una palla inattiva ha dovuto subire gol, quindi non abbiamo, anche oggi non abbiamo concesso niente. Dobbiamo migliorare piccole cose, ma ci siamo. De Luisa è tornato al gol, Di Domenico ha fatto un lavoro straordinario, si è incuneato dappertutto. C'è da migliorare, però poche cose, però ci siamo. Per il campionato ci siamo anche noi. Chiunque vuole vincere deve sapere che noi ci siamo. Marco Di Luisa, oggi hai preso l'eredità di Scutellaro, la tua partita però è stata perfetta, non hai sbagliato niente. Sì, diciamo che il mister mi ha messo avanti, ho giocato il primo tempo in un ruolo che tra virgolette non era il mio, perché sin dall'inizio del campionato il mister mi sta facendo giocare a destra. Infatti il secondo tempo, come mi ha spostato a destra, la prima palla fortunatamente di nuovo ho fatto gol. Spiegaci questo gol, un poco ai tifosi. Ma niente, Di Domenico mi ha visto allargare sulla destra, palla lunga, ho tirato e ho segnato. Quindi però è anche il secondo gol dopo il primo siglato alla prima partita all'esordio. Sì, spero di continuare così, quando voglio fare più gol possibili, oltre per la squadra, per me personalmente. Mister Giovanni Scalera, allenatore della Virtus Maddalonese, cosa non ha funzionato oggi nella sua squadra? No, ma noi abbiamo dei problemi di allenamento, perché siamo ancora senza campo e diciamo, oggi la prima partita abbiamo fatto, diciamo, dei miracoli per far venire a giocare i ragazzi, però abbiamo dei grandi problemi per la struttura e stiamo cercando di risolvere. A me mi sono piaciuto, sono stato in partita per una buona oretta, poi diciamo abbiamo mollato perché non stiamo allenati bene e dobbiamo migliorare. Poi sono tutti giovani, tutti ragazzi che non sono di questa categoria. Felice Fabbozzo all'esordio con l'assist di Cricignano Calcio realizza la sua rete. Le tue impressioni? Sì, ringrazio il mister, ho segnato davanti al mio pubblico, è stata una bella giornata per me. A chi lo dedichi questo gol? Giovanni Francillo. Perché? Perché mi ha sostenuto fino alla fine. Daniel De Cicco, quest'oggi il mister ha creduto molto in te. Sì, mi ha dato molta fiducia e poi ho cercato di ripagarla in tutti i modi. È arrivato anche il gol, ma è stata una buona prestazione da parte di tutto il gruppo. Una vittoria in casa è sempre un buon esordio e una buona dritta per il campionato. Siamo a 6 punti e ora ci aspetta il riposo, però ci alleneremo sempre come tutti i giorni.
Tra l'altro tu non hai tradito le aspettative, perché in settimana in una dichiarazione hai espressamente detto che quest'oggi ti impegnavi affinché la squadra conquistasse i suoi secondi 3 punti stagionali. Non parliamo del singolo, perché il singolo non fa il gruppo, però abbiamo questo gruppo è speciale, perché ci aiutiamo tutti, uno aiuta l'altro, e questa è la nostra forza. E credo che andremo molto avanti se continueremo così.